Ecco, praticamente abbiamo fatto due uscite. Una seguendo il meccanico che aveva la moto da cross e un'altra senza. Questa è quella senza avere la prepista. E che cosa abbiamo fatto? Una l'abbiamo fatto con i mozzi, i Loki Nubs, quelli che avevo sostituito. E abbiamo visto che uno dei due, quello sul lato sinistro, non faceva più il suo lavoro e quindi la ruota girava sul 4x2, praticamente non girava. E dopodiché siamo ritornati, e questo è il momento nel quale siamo ritornati, sostituendo appunto uno dei due mozzi, quello appunto a sinistra. E in effetti c'era un cambiamento, tuttavia le marce corte, inserendo la marcia corta, la ridotta, la marcia appunto saltava nel momento in cui il motore si trovava sotto sforzo. Quindi è molto probabile che siano i due, come si chiamano, i due ingranaggi. Che tra l'altro la marcia corta, sì, la marcia lunga l'avevo già usata, ma la marcia corta non l'avevo ancora usata. Purtroppo, ecco, non so come mai la telecamera non mi ha registrato quando facevamo proprio la collina, che era anche abbastanza ripida, era una bella collina, ma purtroppo non si vede. Non so come mai non me l'ha registrata. Qui alla fine stiamo già tornando indietro. Mi ha proprio saltato un pezzo che era quello più importante, però se guardate gli altri video si sentono le marce dell'off-road, si sente la marcia che salta. E detto questo, niente, qui stiamo ritornando. Stiamo ritornando all'officina, per vedere appunto il lavoro da fare. Sicuramente saranno da sostituire i due ingranaggi, perché slittano. Ecco, quello che dicevo, difatti, era che le ridotte, quelle corte, non le avevo ancora usate e quindi è andata bene che le ho provate in una situazione nella quale metteva le marce sotto stress, così abbiamo visto subito il problema. Ecco, abbiamo subito inquadrato il problema. Qui si rientra, questa è la moto che vedete e niente, qua stiamo entrando in officina e vedere il lavoro. E insomma, alla fine ce n'è sempre una. Ecco, la mitica officina, un must proprio. Che tipica. Visto il meccanico ancora con gli stivali sa il suo lavoro, lui ha quella Jeep, se l'è fatta tutta lui, praticamente tutto il motore se l'è fatto lui, il motore di quella Jeep. E l'altro giorno, mentre facevamo l'off-road, siccome era concentrato a guardare di dietro me, si è piantato contro un troncone. Non è che si è piantato, però mentre spingeva, mentre tirava su, non si è accorto che davanti aveva il tronco. Si è piegato il telaio della macchina e si è rotto il radiatore, per questo che usciva tutto il fumo. Però adesso è tutto a posto, ora non rimane altro che sistemare la mia, ed eccomi qua. Insomma, niente. Andiamo avanti e vediamo di sistemare queste cose. Ogni volta ce n'è una nuova. Questa è praticamente la stessa ripresa, però filmata da dietro, mentre stiamo andando nella seconda parte del
del test per vedere da dove veniva fuori il problema. Sì, diciamo che una volta che abbiamo cambiato, ho rimesso anzi i Lokinaps, i mozzi che ha quelli originali, la macchina saliva meglio, ma tuttavia la marcia dopo un po' saltava ugualmente. E ora ho capito infatti che cosa vuol dire avere dei mozzi che tengono. Tutti i mozzi mi hanno detto che lavorano nella stessa maniera, però è vero che ci sono quelli che sono magari un po' più duri o forse altri che sono più morbidi. Ecco, io avevo praticamente quello più morbido. O comunque un hub, un mozzo che va bene se devi fare piccoli fuoristrada, se ne fai qualcuno un po' più impegnativo è probabile che slitti, e così è successo con il mio. E quindi niente, con l'esperienza si impara e via. Non che volessi proprio risparmiare nel comprare i mozzi, però ho detto: ma dai, i mozzi sono i mozzi alla fine. E quindi ho preso quelli che mi sono stati proposti dalla Tarmot. È vero, loro mi hanno detto che tutti i mozzi in effetti fanno lo stesso lavoro, e mi hanno di fatti confermato che ci sono quelli che sono un po' più duri, no? Bene, ecco, così con questo ho scoperto che i miei valevano quello che valevano. Ma niente di male, alla fine li ho tolti, ho rimesso quelli originali e quindi vanno bene, in un certo senso vanno bene lo stesso. Quello che c'è è che se fai delle strade lunghe, rimangono sempre inseriti, e quindi magari c'è, cioè, il consumo di carburante alla fine può essere lievemente maggiore, ma consumare di più o di meno non è che sia una grande cosa, cioè la macchina consuma in ogni caso, capito? Quindi niente, that's it. Ecco, questo è il video. E quindi abbiamo visto, dovevo già portarla qualche giorno fa, ma tra altri lavori che c'erano da fare, siamo un po' in ritardo, e quindi niente, vediamo un po'. Prossimamente come andrà a finire. That's it. Thank you for your cooperation and see you next time.